Visto che tu sei laureata in fisica, okay. Te l'abbiamo chiesto tante volte, te l'hanno chiesto un sacco di volte. Non mi interrogare perché no. Ormai lo sanno tutti, non mi ricordo più niente, ragazzi. No. Annalisa, te lo faresti Justin Bieber? Ma dai. Sì. Guarda, sì, è un po' piccolino, però sì, ha 20 anni. Cioè, vabbè, adesso io sono ancora nella fase che, cioè, per adesso miro a quelli più grandi. Sì, di ma me. Già sono sceso le scale, mi sono inciampato, ovviamente. Ma alla fine ho fatto simpatia, come sempre, e l'ho fatta doppia. Visto che mi sono inciampata, sono tornata indietro e l'ho rifatta da capo. E lui era preoccupatissimo che tutto andasse bene, no? Ogni 2 minuti arrivava. Oh, tutto a posto, ragazzi. Oh, state bene? Vi serve qualcosa? Sì, tutto bene, vai tranquillo. Oh, vi serve qualcosa? Ragazzi, devo portare una cosa, no? Perché se vuoi io sono qua, eh. Abbiamo iniziato a girare tipo alle 9 di mattina e io ero un bacco, un manico di scopa e mi hanno detto, senti, ma non è che per caso vuoi una grappa? Ma dai. Ti giuro. È una cantante al festival, sia incinta. Oh, allora sono felicissima che tu mi chieda questa cosa. Tu ne sai qualcosa? No, io non so nulla, ma allora... Non fare la carogna. Io non sono, ragazzi, ve lo giuro. Attenzione per gli Oscar del 2017, Annalisa, cantautrice e attrice. Anche certo. Fammi la faccia del dubbio. Il dubbio? Dubbio in camera, per cortesia, espressione del dubbio. Questo è il dubbio. Dubbio, però, che va un po' più verso la sofferenza, invece? Verso sofferenza. Uguale, ragazzi. Renato Pozzetto in Sono Fotogenico. Lo ricordi? Stai fumando, però non va bene. Proprio così, sgamo. Qual è il momento del... Quando modula. Esatto. Quando modula, dai tutto, si vede, o tipo... muori o arrivi alla fine della canzone. Esatto. Quando, sai, ad amici sono le telecamere, no? Nella casetta ti vedono sempre, paranoia totale. E io chiaramente tipo mi cambiavo col piumone addosso, cioè non facevo niente alla luce del sole, in bagno, panico totale perché c'era la telecamera di quella di sicurezza. Io paranoica totalmente facevo appannare la doccia prima, ci entravo dentro con l'asciugamano vestita. Per fare il vapore e non farti essere sicura di non essere vista. Esatto, esattamente. Numero 1. Tu che... ne sei in grado, forse l'unica, in 2 parole potresti spiegare una volta per tutte cosa sono i neutrini all'ex ministro Gelmini. Signor Gelmini, stia attenta però, perché io le do, cioè io adesso gliela spieghiamo bene, poi basta però. Stia attenta adesso, prenda nota, aspetta che prende carta e penna. Fatto? Ascolti Gelmini. Allora, i neutrini sono delle particelle che sono state scoperte in seguito. Madonna, che noia, infinito. No, vabbè, in 2 parole. Questo sarà il capolavoro della storia. Parla, Harry. Ciao. Voglio vedere quanto sei preparata sul diluvio universale, quello un po' più biblico, diciamo. Fantastico. Sei pronta? Adesso facciamo delle grosse figure. Non ti preoccupare, le domande le ho fatte io e quindi capirete dai, quanto è. Allora, dai. Il diluvio universale fu mandato sulla Terra perché A. Si erano dimenticati il rubinetto aperto. B. Serviva una ripulita dopo una festa impegnativa. C. Per innaffiare le piante. Ma secondo me è B. Serviva una ripulita. Serviva dopo una bella impegnativa. Ripulita. Ecco, come spesso beh, capita. Questo è il modo per... Ma sei fidanzata adesso? Ma io adesso ho delle robe che mi fanno stare molto bene. Sto bene. Dei boy? No. Hai dei trombamici? No. No, Annalisa, solo io. Nella vita li ho avuti, cioè abbiamo, cioè sono periodi che... Sto benissimo, benissimo, così. Salutiamo queste cosine che hai, li salutiamo, hanno dei turni? No. Poi, chi fu contattato dall'ufficio personale, quello in alto, per salvaguardare le specie, animali e parte dell'umanità? Chi è, cos'è, od'è? Chi è? Chi è? Visto che, cioè... Va bene. Non voglio usare quella parola perché siamo in prima serata, ma si diventa un po' più cazzuti, diciamo. Sì, sì, cazzutissimi. Da quel punto di vista. A me mi hanno detto che è matta come un cavallo, eh? Sì, no, è vero, cioè, forse, cioè, dovrebbe arrivare un po' di più questa follia che c'è dentro di me, si vede. Cioè... Tu sei innamorata? Sì. Felicemente? Sì. Con risposta? Beh, speriamo. Quindi il vestito non sarà lungo e bianco, immagino, ma sarà diverso. Sarà diverso. Spoileriamo? No.
Ma un'esclusiva. Sarà sempre lungo. Inventa. Sarà sempre lungo. Inventa. Lungo. Sarà sempre lungo. Colore. Sarà sempre lungo. Era un bambino che veniva all'asilo con me. All'asilo. Sì, un bambino carino con il caschettino. Sai quella pettinatura scodella che andava tanto di moda negli anni 90? È una rivelazione di adesso o lo sapeva già all'epoca lui? No, no, anche lui lo sapeva. Ah, lo sapeva anche lui. No, vabbè. Tendo comunque ad esternare le mie infatuazioni. Sì. E a un certo punto vi siete dati il vaccino. Neanche. Boh, non mi ricordo. Di qua. In questa puntata di Lucignolo Bella Vita ci dedicheremo ai ragazzi e allo sballo. Funziona? Funziona? Sì, sì, funziona! Sì. E poi, insomma, vabbè, queste sono collaborazioni artistiche. E poi c'è stato... Questo è un capolavoro, cioè, no, nel senso, questo è giustamente dopo che hai fatto la doccia. È bellissimo, io voglio sapere chi l'ha mai fatto tu. Quasi finita, ce la faccio. E sento che non può succedermi niente. Sappiamo che hai scritto anche un inno per una squadra di calcio, allora, vero? Sì, non è, allora io non è che mi metto a scrivere gli inni per le squadre di calcio così a puffo. Mi sono ho scritto. Ce l'hai in toni, goliardicamente l'inno della squadra del paesello dove sono cresciuta. Scusa, come fa, eccetera, come eccetera. Fa? No, no, no. Ti no. prego. Addirittura, insomma, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere e di intervistare Fabiola Gianotti. Ma va? Addirittura. Lo so che mi invidi. E come sta? Signori e signori, benvenuti al 66esimo Festival della Canzone Italiana. Una finestra tra le stelle di Francesco Silvestre, dirige il maestro Diego Calvetti, canta Annalisa. Da questa non è male, brava. Pubblicità. Pronta? Sì. Canzone vincitrice del festival, l'ultima, eh? Sì. Lui secondo me è anche uno che tra l'altro, infatti piace, però. Pronta? Sì. Renga, oh che gioia, infinita. No, Renga che già hai vinto un attimo, titolo del pezzo. Il pezzo, ma questo era... Sì, dai. Notte fonda, yes, Angelo. Angelo! No, in televisione se fai un rutto non è maleducazione. TV, apriti cielo. Esatto. Invece una volta ho fatto un rutto a tavolo e lei mi ha risposto e quindi da lì abbiamo capito che forse... Va bene, questo è un romanticismo post-prandiano. No, vabbè. Non fermare il tuo modo di riempire le parole. Più difficile che ho fatto in tutta la mia vita, ragazzi. Visto che siamo agli MTV Award, per cosa meriteresti un premio? Per la forza di volontà.